Benvenuta Francesca, ciao. Ciao, ciao a tutti, ciao Radio. Radio Mu, Francesca Rendano ti conosciamo già perché con Mamusca abbiamo già collaborato, perlomeno Giovanni ha collaborato più volte. Oggi invece parliamo di una nuova iniziativa che è questa libreria fantastica con annessa caffetteria e tutto quanto, per cui magari sentirete dei rumori di sottofondo perché il bar è aperto in questo momento. Saluterò qualcuno, magari. Va bene. Va bene, va bene. Una nuova iniziativa che ha a che fare con i bambini, quindi, perché la vostra non è solo una libreria per i bambini, giusto? Sì, no, non è solo per bambino, è una libreria principalmente specializzata su illustrati, illustrati anche per adulti. Però in particolare adesso parliamo di bambini e di ragazzi in attesa del 25 aprile, cioè siamo un po' in anticipo, come mai? Allora, questa è un'iniziativa che quest'anno si ripete per il secondo anno in realtà. L'abbiamo fatta anche l'anno scorso, ha avuto un discreto successo. Quest'anno ci siamo, insomma, fatti forti dell'esperienza passata e quindi la riprenderemo. Appunto, la cosa è verso una nuova resistenza, non solo il 25 aprile. Un giorno ci siamo trovati io e Dario Marchesi, che è il presidente dell'Ampidergano. Qui a Mamusca, parlando del 25 aprile, cosa fare, la liberazione, come parlare di questa cosa ogni giorno. E abbiamo pensato proprio di ricordare il 25 aprile e la fortuna che abbiamo ad aver vissuto questo 25 aprile, diciamo, ricordarlo tutti i 25 del mese. Quindi noi leggiamo tutti i 25 del mese nel Municipio 9, di solito in piazze, spazi aperti, proprio per coinvolgere non solo i nostri ascoltatori abituali, ma anche le persone che passano. E quindi leggiamo tutti i 25 del mese. L'evento è organizzato anche con le varie sezioni ANPI del Municipio 9, con le biblioteche che ci hanno sostenuto in alcuni casi di più, in alcuni casi un po'. Lo so, che cosa leggete in attesa del 25 aprile? Fammi sentire un po' le Allora, noi lettori militanti. scegliamo delle tematiche, vabbè, ogni 25 del mese scegliamo una tematica un po' in base anche alle giornate mondiali che ci sono. Non so, per esempio, il 25 gennaio leggeremo ovviamente su memoria, ma leggiamo anche di generi, leggiamo di scuola, leggiamo di natura, insomma, scegliamo delle, o anche di contro la violenza sulle donne, insomma, a seconda del momento dell'anno. Ci leghiamo a una tematica che è più o meno attuale, diciamo. E voi, Leggiamo Albi quindi. Illustrati che non parlano di resistenza legata a quello che è successo nel nostro paese. Parlano di apertura, parlano di dialogo, parlano di osservazione della realtà, parlano di scoperta della natura, parlano della bellezza, delle diversità che ci sono nel nostro mondo e tra le persone. Certo, quindi una nuova resistenza, no? Non... Appunto, la nuova resistenza crediamo sia proprio questo, che è un po', appunto, la tutela dei diritti di tutte le persone che esistono al mondo, insomma. soprattutto ne parlate ai bambini ed è questa la cosa importante, perché parlare di questi temi ai bambini è ancora più importante perché sono loro che dovranno fare la vera resistenza fra qualche anno, no? Sì, Quindi... poi per fortuna la cosa è che noi non parliamo, noi non spieghiamo, noi lasciamo che i libri raccontino delle cose, poi sono i bambini che traggono delle loro conclusioni. Abbiamo parlato anche di guerra, per esempio, ed è stato molto emozionante. Abbiamo letto alla biblioteca di Dergano Bovisa proprio di questo argomento. Abbiamo letto un libro toccante in cui però poi si finiva dicendo che siamo fortunatissimi a non vivere in questo, in Italia, diciamo, questa realtà. Esatto. Quindi il 25 sarà la settimana prossima, ovvero che giorno? Il 25, aspetta che non mi ricordo il giorno, è il 25 gennaio, Mercoledì, ecco, grazie, sì, a e che ora? leggeremo in Piazzetta Sciaia. Come non ho capito? Leggeremo in Piazzetta Sciaia, non lontano da Mamusca. Le letture cominceranno verso le 16:45, quindi all'uscita della scuola. Leggeremo di ricordo, sogno e memoria. Senti, ma all'aperto, quindi se fa freddo, come funziona? Si copre. Ah, ecco. Ci mettiamo giacche e ci copriamo. Diciamo, l'unico nostro nemico, tra virgolette, è la pioggia, però diciamo, abbiamo pensato tutte le piazze vicine a dei posti chiusi dove ci si può andare a rifugiare. In questo caso,
ci si potrebbe rifugiare a Mamusca, in altri casi in biblioteche, in spazi che sanno che improvvisamente potremmo arrivare. Quindi se piove tutti dentro al bar di Mamusca. Va bene. Allora, 25 di gennaio, in attesa del 25 aprile, ogni mese il 25 letture a cura di Mamusca e dell'Ampi della zona 9, quindi giusto? Sì. Bene, Francesca, so che avremo delle altre novità a proposito di librerie e di libri, ma ne parleremo più avanti con te e quindi ti Ci auguro una vediamo buona allora. giornata. Dai, grazie Grazie mille. Ciao a tutti. mille, Francesca. Ciao, ciao, ciao. Ciao.